Play. Ciao a tutti squali e pecciolini, sono Mamiti di dell'Italia Sharks e vi do il benvenuto in questo terzo episodio di Minion Masters. È un gioco simile a Clash Royale, solo che questo è solo su Steam. Ed è un attimo carino, è divertente. Su Steam lo trovate, se non sbaglio, a 4,99€, una cosa del genere, una cavolata. Io sono riuscito a prenderlo gratis, sono stato molto fortunato. Vi dico che probabilmente questo sarà l'ultimo episodio di questa miniserie, perché tre episodi non possiamo chiamarla che altro che miniserie, a meno che, voglio dire, non vedo più partecipazione da parte vostra, perché credo che anziché alternare questa serie con Ark Survival Evolved normale, credo che alternerò questa Ark Survival Evolved con la serie su Minecraft, quella dei Pokémon della Pixelmon. Lo so, non c'entra un cavolo Minion Master con Minecraft e Pixelmon, però sono due cose che, voglio dire, cioè, se la giocano un attimino, penso che sia un contenuto che vi piace di più. Detto questo, guardate un po', è finito marzo, quindi a maggio sta marzo e aprile. Perché aprile non c'è? Questa è la stagione di marzo, sarà febbraio, marzo, aprile? E poi c'è, no, febbraio, no, non lo so ragazzi, non lo so. Comunque, sicuro... Ah, posso avere dei punti? Perché cosa? Ah, mi riporta direttamente a bronzo 2? Ah, interessante questa cosa. No, mi ha portato a stone 5. Ma va bene anche così, va bene anche così. Allora, c'è stato uno di voi che... Ah, mi ha dato gli altri? Buono. Try Team Tourney. Che cos'è sta roba? Interessante, sembra che hanno avviato un torneo a squadre molto figo. Ed è questa cosa qui, quindi probabilmente cambierò qualcosa riguardo a questo video. Allora, comunque avevo promesso che vi avrei fatto vedere un mazzo in base alle vostre richieste, quindi proverò a craftare un mazzo che stunna. Vediamo se riesco. Sì, ok, vabbè, ma non c'è bisogno di fare tutto sto bordello, cioè, capiamoci. Dicevo, comunque costruirò un mazzo, un deck che si basa principalmente sullo stun. Me lo devo studiare un attimo perché non ne ho idea. E poi vorrei provare, allora abbiamo... Allora, questa è ancora in sviluppo, la 2 contro 2. La draft potremmo provarla perché non l'abbiamo mai provata. Il try team turn... Però la draft... Oh, la draft potrebbe essere quella che fa il caso nostro, perché praticamente ci dà delle carte, cioè ci costruisce un mazzo con delle carte random e noi dobbiamo provare a durare il più possibile contro gli altri player. Oh, interessante, sì, facciamo la draft. Allora, ok, Volko mi piace tanto, però me lo devo ricordare. Sì, vado di Volko. Allora, posso scegliere una del... Ah, cioè proprio vado così? Ok. Cioè, mi costruisco il mazzo con carte così ad cazzum. Ok. Allora, tra le tre penso che la più interessante siano questi Wizard Puff. Poi, Blue Golem e... Oh! Blue Golem è molto figo! Oh! E si fa male quando ti fa male. Ok, per questo invece stunna. Ok, no, andiamo di Blue Golem. Black Hole, Red Golem. Minchia, ma faccio un mazzo costosissimo così. Andiamo di Red Golem. Ok, ora le carte Powa Powa non le dovrei più usare. Bazooka Scrat, Light Ranged Minion that deals heavy damage to buildings only. No, non mi interessa. Mi sa che andrò di defense. No, ho bisogno di questi di carte che costano poco. Scrat wearing... Scusa, vediamo quanto c'hanno di vita. Hanno 90 di salute. Fanno un po' cacare. Ci penso un attimo.
Allora, sì, mi servono dei minion un po' così veloci che costano poco. Benissimo. Ok, ho la pretessa. Me l'avete chiesta questa, quindi penso che la utilizzerò. Suck the soul of anyone increasing his attack speed. Ah, interessante questo soul stealer. Sì, però ho bisogno di carte che costano poco. Perché se io questa faccio la combo con i golem, ragazzi, è strapowa. No, quella non la voglio. Ok, ah, questi fanno proprio cacare. No, i Dragon Pack mi fanno schifo. Beam of Doom, vediamo un po'. Ah, questi cosetti qui sono molto interessanti perché volano e fanno danni sia in aria che a terra. Molto interessanti. Sì, mettiamo questi qui. Ok, ho il rammer. Ho il rammer. No, ragazzi, io vado di Hammer perché se poco poco mi viene anche l'altra carta, direi che è po'. Allora, Swarmer Totem. Interessante. Questi Swarmer dovrebbero essere sti qua. No, gli Swarmer, che cacchio sono sti Swarmer? Produce ogni 7,5 secondi mi produce una roba e dura 60 secondi, quindi me ne produce to una decina, mentre questo sto Scrat Pack, vabbè, che cavolo fanno questi? Sono proprio delle merdine. No, e allora a sto punto mi prendo lo Swarmer Totem e ho i legionari, 5 legionari, Bazzetta, If you're point control, both bridges. Interessante. Oppure, when killed, its spirit fires to a random friendly minion, give it. Oh, interessante anche questo. Allora, scelgo il Re Boomer perché quando muore questo si autorigenera, se ne autorigenera un altro facendo anche dei danni all'altro, all'avversario. Penso che vado di questo, vediamo un po'. Allora, sì, vado di questo perché mi potrebbe far spawnare o un Dragon Whelp, che non so esattamente cosa sia, oppure un guerriero, o quattro crossbow, tutti sarebbero con Rage, quindi è molto molto interessante. Bene, io ora ho questo mazzo, proverò a giocare in draft mode e vediamo che cosa succede, soprattutto come me la saprò cavare io. Ricerchiamo la prima partita, vai Volvo, sei tutti noi con il mazzo draft. Speriamo di spaccare i culi, perché io questo è come se giocassi ad un mazzo così random che vi siete costruiti così at minchiam e non sapete come va a finire. Però anche l'altro ce l'ha così, quindi è un attimo da vedere. Allora, io come cavolo comincio? Ah, bene, lui mi evoca il blu contro il rosso dovrebbe essere power rosso. Eh beh, perché lui man mano che mi picchia praticamente diminuisce la salute, quindi dovrei vincere io alla grande. Vediamo che. Oh sì, vado di rammer così inizio a fare un bel po' di dannoni. Fantastico. E potrei anche portare. No, ok, sto perdendo. Ok, è finita malissimo, ragazzi. È finita non male di più. Sti cazzi. Però gli sto facendo un bel po' di danni, insomma. Ok, mo che cazzo vi racconto a voi? Ah, mi ha evocato. Ah, la guerriera. Ok, sì, ma questa ora prenderà tanti di quei danni che io, cioè. Ragazzi, c'ho un mazzo veramente di merda. A meno che non mi viene un golem blu, che io non saprei perché il suo è più forte. La pretessa. Ok, che cazzo ce ne. Che me ne faccio ora della pretessa? Una minchia. Vado di golem blu, è l'unica. Sì, perché mi sta facendo tanto, tanto male. Dannazione. Ok, dai, ti prego, fagli ma. Ma quello lo ricarica, ma sei un pezzo di merda. Ma sei veramente pezzo di merda. Allora, golem blu più pretessa dovrebbe essere. Oh, ti prego. Che cavolo. Oh. Allora, golem blu più pretessa dovrei stare a posto io, insomma. Sì, ciao, vabbè. Ma che cavolo, ma che cosa mi evochi? Ma no, ma guarda. Ma non ci posso credere, ragazzi. Cioè, mi ha evocato sta roba. E io mo che cazzo gli racconto a questo? Allora, se riesco a tenerli un attimo impegnati, io gli sto sparando tutto quello che ho. Di più non ho. Devo distruggerli ora. Non ce la farò mai a distruggerli ora. Come cazzo faccio a distruggerli ora? Sono. Mi ha evocato un drago! Fantastica questa cosa. Vai, 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 draghetto. Fagli il culetto a stelle e strisce. No, no, bello de zio. Ok, sì, distruggi quella merdina lì, va. Dai, cavolo, tanto ci vuole, porca di quella puzzetta, porca. Sì, ti prego, no, troppo tardi, ho perso la grandissima. Ho perso malissimo male, troppo male ho perso. Dannazione, dannazione. Penso di essermi fatto un mazzo veramente di merda. Proviamo a fare la seconda battaglia, vediamo che cosa succede. Però io le carte non me le ricordo bene, questo è l'altro problema. Ah.
Ok, ora cominciamo a rompergli il cazzo con sta torretta. Lui c'ha l'arciere che quindi mi sparerà un sacco di frecce e mi romperà i coglioni. Però io ora gli potrei mandare il rammer contro sull'altra linea. Che è molto interessante questa cosa. Vediamo, lui non schiera niente ancora? No? Ok, non schiera ancora niente. Sta ancora temporeggiando. Vediamo, anch'io temporeggio un attimino. Ma è arrivato il momento di andare di golem. A sto punto vado direttamente di... Che cacchio c'ha? Ma perché questi c'hanno quelli sempre giganteschi? Più giganteschi dei miei, vabbè. Facciamo che andiamo a distruggerti casa e il primo che arriva vince. Cioè, che ti devo dire? La raccontiamo così questa. Non so che altro raccontarti. Cioè, guarda qua che cosa mi ha evocato. Sto qui, cioè... Guardalo, ma guardalo. No, cerchiamo di rallentare un attimino. Se, ciao, buonanotte. Oh, sì, loro sì che sono ad aria. Sono in aria. Non li dovrebbe fare. Oh, bellissima questa mossa. Bellissima questa mossa. Allora, ti prego. Senti, vai qua a dargli una mano a questo qui, visto che magari ci cura un attimo. Dai, bella pretessa, ma quanto cazzo sei lenta. Prima che ci muore, sto qui. E su, via. Dai, prima che ci muore. Ma sei proprio una pirla. Non sto facendo. Bravo. È arrivata troppo tardi. È pirra. È decisamente. Sì, e mo combatti da sola. Deficiente di una pretessa. Guarda sta pretessa. Quanto è deficiente. Guardala. No, contro i draghetti. Mo che cazzo gli racconto. Ok. J Abra. Oh sì, portateli via. Portateli via. Si porta via i draghetti. Ma quanto ci godo. Quanto ci godo a GG. Oh, guarda i draghetti che sono tutti distratti. GG. Bella questa mossa. Guarda, portiamoceli anche dietro a questo. Che ti devo dire? Ok, ora vai contro sti qua. Oh, c'ho la carta di area. Di area. Come si chiama? Aerea. Sì, ma questo mi fa troppo male. No, ragazzi, c'ho il mazzo che fa schifo. Ma proprio brutto. Fa schifissimo. Vai. Voi, tu. Vai. Distruggi tutto. Bruciali le chiappette. Spaccagli tutto. Allora, senti, signori, qua. Ok, crossbow. GG, crossbow. Direi con rage. Ok, che cosa mi evoca? Che cosa mi evoca? E dai, evocami qualcosa. Dannazione, quanto sei brutto. È veramente difficile. Allora, il rammer dovrei buttarglielo di qua. E forse... No, no, perché sei venuto di qua? Vai, rammer. Vai, rammer, bello. No, rammer, no, rammer. Sì, prima che c'è... No, 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 no. No, 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 su quel coso. Ma perché? Ok, controffensiva con sto coso qua gigante di grado 9 con la pretessa, però. Sì, si sta combattendo tutto qui, ragazzi. Tutto qui, la distruzione di massa. Brucia, brucia. Brucia. Ok, se ci fosse un rammer. Ecco, è un big problema. Perché questo fa danni ad area. Sì, è un grande, grande problema questo qua. Ora che cazzo gli racconto a quello? No, non è stata una grandissima combo quella che ho fatto. Però questo è quasi morto. Quindi ottimo, posso andare. No, il rammer me lo brucerei. Non vale la pena. Quindi andiamo con questi qua, con i barilotti. Vai, distruggi i barilotti. Spacca qua. Sì, sì, il contrattacco. Forse posso vincerne una. Vai di rammer. Sì, ma sto rammer del cavolo. Porca di quella paletta. Vediamo che cosa mi evoca questo. Ok, mi ha evocato una valchiria. Che è sempre tutta molto interessante. Golem blu, signori. Golem blu. E ti brucio anche gli arcieri. Maledetto. Che mi vieni a rompere le scatole con gli arcieri. Ma guarda quanto sei stronzo, guarda. Il golem blu ti dovrebbe fare il culo a strisce. Sì, ma perché prende così tanti danni il mio golem blu e quello dell'avversario invece no? Non capisco! Sei un maledetto! Gioco del cavolo che mi deve sempre combattere contro, ma perché? Perché devi venire sempre contro di me? Allora vediamo che cosa mi fa, ti prego. Fai che esce un drago. No, non esce un drago, però ho distratto i draghetti avversari ed è una cosa buona. Sì, ho vinto. Oh, GG. E siamo uno pari. Maledettissimi. Che cazzo di mazzo che c'ho, maledizione. Ok, la modalità raft praticamente finisce quando accumuliamo tre perdite. Quindi dobbiamo cercare di vincere il più possibile. Proviamo a fare un altro combattimento. Non penso che mi faccia cambiare carte. No, 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 no. Quindi proviamo a fare un altro combattimento. Vediamo finché riesco a resistere. Ok.
Contro questo maledetto, che cosa gli racconto? Il golem blu, non penso che sia già il caso di evocarlo, anche perché io gli dovrei fare danni ad area, quindi non mi sembra proprio il caso. No, però me lo evoco, infatti, perché là li distruggo tutto così, veloce veloce. Ma il golem blu fa danni? Insomma, non è che faccia poi tutti sti danni. Sì, è morto. No, me l'ha convertito! Ma guarda te! Ma guarda te che... Oh sì, bello il draghetto contro quella. Comunque questo dovrebbe durare la conversione pochi secondi, non moltissimo, eh. Cioè, maledetto. Maledetto che tu mi converti la gente. Guarda che me lo sta distruggendo. Me lo sta facendo... Me l'ha autodistrutto. Ma guarda te, guarda. Sì. Che strano questo draghetto. Perché c'ha un raggio blu sotto? Molto strano. Ok, vai di Rammer. Andiamoli a distruggere casa. E ovviamente il maledetto si difende. Ma perché ce l'hanno tutti quella cavolo? Cioè, contro il mio Rammer ce l'hanno tutti quel coso. Io non capisco, veramente. Andiamo anche di Golem rosso. Che cavolo vuoi tu? Pensa a distruggerti la base, maledettissimo. Allora, Golem rosso con la pretessa dovrebbe resistere. Invece fa schifo al cazzo. Perché? Dovete spiegarmela questa cosa. Oh, è impazzito! Ma che cazzo? Perché? Perché ha sparato come se non ci fosse un domani? Ma sei un maledetto schifoso! Ma non si fa così! Ma non è così che funziona! Bravo, Golem Blu! Distruggi tu! Ah, il Golem Blu attacca solo a terra! Ecco perché prima non ha fatto niente! Ok, gli arcieri, sì, distruggete quella merda che mi ha già rotto un po' le palle, va? No, di nuovo me l'ha convertito! Ma non è possibile! Ma io non ci posso credere, ma guarda te, guarda. Il faraone. Ciao, stati bene. No, di nuovo la stessa cosa di prima, non la faccio. Aspettiamo che me lo distrugge e poi evochiamo questa. Ok, Rammer, torretta. Il Rammer non dovrebbe andare contro quello. Sì, invece va contro quello, esattamente. Però ho un po' di... un po' di un cazzo. Non c'ho una beneamata sega. Il Rammer, vai, vai a distruggere un po' casa, porca di quella miseria. Fregatene degli arcieri! Ok, tutti a rogo, ti ho distrutto tutto con questa mossa, maledettissimo. E mi dispiace, e mo che cosa mi converti? Devi avere l'altro, la pretessa. No, io ora ti evoco il blu di là. No, 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 e dai, no, ma no, no, non ci posso credere. E ce l'ha sempre pronta quella cazzo di carta. Ma che stiamo scherzando? Oh, ma non ci posso credere. Ma che davvero? Ma fa... Ma fate sul serio, fate. Non è possibile sta cosa. Ok, la Valchiria. La Valchiria non è che mi sia molto utile. Vai a distruggersi qua, va. No, pure quel coso, no. Torre, per favore, mi dia una manina, va. Andate a distruggere sta torre di merda. Vai di Rammer, che ora si va a dominare. Forse, no, non saprei. Guarda che mi evoca il mondo, sto maledetto. Quando tiro io il Rammer, mi evoca il mondo. Giustamente. Ok, vai, vai Rammer che resisti. Vai Rammer che resisti, dagli due o tre mazzate in più. No. Ok, questa è stata brutta brutta. Pronti a bruciargli tutto? Sì, bruciargli tutto. Sì, mi dispiace per voi, ma io vi brucio come se non ci fosse un domani. Ti prego, evocami un draghetto. Sì, draghetto, per distruggere quelli, ti prego, girati dall'altro. Ma sei un dannato maledetto. La scimmietta dove la metto? Dove la metto la scimmietta? E il Rammer dove glielo metto? Sulla torretta come al solito, che sfiga. Il Rammer con Rage, come ha fatto ad avere Rage? Ah, me lo sta convertendo. Sì, è morto. Vai a morire ammazzato. Quella merda lì te la porti a casa tua, ok? Oh, sì, c'ho questi. No, non mi dire che me la evochi. Ok, sì, è stata neutralizzata male. Ok, ora ti faccio il culo a strisce, maledettissimo. Sì, ti faccio il culo a strisce, mi dispiace. No, insomma, mi sa come lo fai tu il culo a strisce. Però ci provo a farti il culo a strisce. Ah, difficile sta partita, veramente dura. Ok, abbiamo un golem 9, un rammer e stiamo andando a distruggere quella torretta. Quindi, in teoria, questo continua ad evocarmi in torrette, ma io ti continuo a pressare alla potenza della morte. E dannazione, ti continuo a mandare gente, non me ne frega niente. Mi dispiace, ma tu devi andartene a morire ammazzato. No, 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 me l'ha convertito. No, 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 non si fanno queste cose a Mamid. Perché non si fanno queste cose al Ma... Sì! Ed è la seconda vittoria.
Ok, e anche questa partita è andata, quindi la draft, ragazzi, è finita. Non so, è una modalità particolare. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Fatemi sapere, magari avete individuato qualche errore che ho fatto, quindi qualcosa che posso correggere. Quindi, però vediamo intanto il reward che mi dà. Perché comunque due vittorie le ho fatte, mi dà un po' di oro. Ok, la cosa non è ma merda. 125 di gold fa veramente. Ah no, due volte mi dà l'oro. Ok, quindi 120. Ah, beh, mo sì. E mi dà pure un altro il token. Bene, 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 bene. Allora è sicuro che conviene fare le draft. Però sono curioso proprio di sapere. Ecco, costano 1500 di oro. Però ragazzi, dovrei essere un attimino più bravo. Perché non conoscendo bene le carte, le draft le prendo nei denti. Tutte così, nei denti che si spaccano i denti. Oh, ho trovato il Red Golem. Fantastico. Ok. Anche per oggi questo video è terminato. Ci vediamo la prossima settimana. Probabilmente non saremo più su Minion Master, a meno che non mi pregate, non mi supplicate sotto questo video. Lasciate un like, commentate, condividete per continuare a godervi e a godervi il canale, a supportare il canale, la serie, i video, eccetera. Ci vediamo la settimana prossima. Un saluto, Shaxan a tutti. Ciao!